Buonasera maestro Filippetti e benvenuto al Conservatorio di Cosenza. Come Grazie. Si è trovato con gli studenti in questa masterclass? Mi sono trovato benissimo, ho trovato un livello alto di preparazione. Poi volevo ringraziare innanzitutto il maestro, il direttore che mi ha accolto, che ha accettato la proposta del maestro Grisolia, e lo volevo ringraziare per questa cosa. Volevo ringraziare il maestro Grisolia per aver avuto l'idea l'onere di chiamarmi, il maestro Trampetti, che è l'altro insegnante di sassofono, che poi mi ha accompagnato per tutte le due le giornate, sono stati presenti e molto, molto cordiali e molto disponibili. Secondo lei, al giorno d'oggi, che rapporto si ha con lo strumento acustico e la musica elettronica nelle live performance? Allora, io devo dire una piccola premessa. Ho il privilegio di eseguire musiche di compositori di musica elettronica, amici che conosco da tantissimi anni, e da tantissimi anni ho scelto di avere questo rapporto di approfondire la conoscenza dello strumento con la musica elettronica, perché secondo me è la combinazione del futuro. Cioè, lo strumento acustico, quindi la ricerca di un'estensione, di un modo di suonare che potete vedere, che sentirete nel concerto, che va oltre la tradizionale esecuzione dello strumento a fiato, si combina perfettamente con la musica elettronica, che è il linguaggio del futuro. In passato c'era la musica elettronica registrata, quella su supporto fisso, ma adesso ci stiamo evolvendo, cioè la musica elettronica si sta evolvendo per arrivare a un live electronics, cioè a un'esecuzione e quindi una risposta immediata dello strumento. Anzi, di più, ci sono musicisti e ricercatori che stanno addirittura studiando possibilità del cosiddetto strumento aumentato, cioè applicazioni sullo strumento che ne aumentano le possibilità espressive. Lei è docente anche del Conservatorio di Roma. Che metodo utilizza magari per avvicinare gli studenti alla musica elettronica o comunque a compositori come Berio, alle sequenze di Berio? Allora, io, come dicevo, ho la fortuna di conoscere l'insegnante come del resto ho la fortuna di conoscere il maestro Francesco Violante, che è l'insegnante di musica elettronica del Conservatorio di Cosenza e che qui ringrazio per la disponibilità e per l'aiuto, ma soprattutto perché adesso faremo un concerto insieme. A Roma c'è sempre stata una particolare sensibilità verso la musica contemporanea e la musica elettronica. Sia per la tradizione, ma anche perché per molti anni si è svolto un festival, l'EMUFest, che vuol dire elettronica musica, che era specializzato per la musica elettronica. Quindi io mi sono autocoinvolto in questa avventura, grazie anche al maestro Giorgio Nottoli, che era l'insegnante allora di musica elettronica. In questo momento c'è il maestro Michelangelo Ponti, e quindi c'è stata questa evoluzione, e nella musica elettronica a Roma è prassi normale. Gli allievi spesso hanno rapporti di amicizia con gli studenti di musica elettronica, che spesso succede nella mia classe, vengono, c'è un via vai di musicisti, sassofonisti, musica elettronica, e spesso c'è questo scambio di esperienze tra gli studenti di musica elettronica e i miei studenti di sassofono. La ringrazio maestro e in bocca al lupo per il concerto. Grazie al lupo, grazie a voi.